Tutorial server SAMP. Mi fai un tutorial per creare server SAMP? No problem Vincenzo, te lo faccio subito. Bene, iniziamo. Innanzitutto bisogna andare su www.samp.com. Ora andare alla sezione download e scaricare il Windows Server o Linux Server a seconda del proprio sistema operativo. Vorrei precisare che queste sono le parti più facili di come creare un server. Ora fate molta attenzione. Estrarre il file zipxd. Vi faccio vedere come dovete fare. Ma lo so che lo sapete fare. Lololol. Appena estratta la cartella, dobbiamo aprire il file server.cfg con il blocco note e configurare tutto. Innanzitutto dobbiamo cambiare l'arcon password, che sarebbe la password per fare accesso con l'arcon e poter bannare, cliccare ed eseguire altri comandi. Che si possono vedere facendo l'accesso arcon con barra arcon login, in questo caso la password è la tua arcon password, poi, per vedere tutti i comandi arcon fare barra arcon list, ora continuiamo. Poi cambiare il max player, cioè il massimo dei player, noi mettiamo per esempio 20 player. Il massimo se non sbaglio è 500. Al posto di SAMP03 server, mettiamo il nome del nostro server come per esempio, tagful19 SAMP server. Invece i file script sarebbero i file script che sconsiglio di usare perché raggiungendo un certo limite non funzionano. Poi c'è Weburl che sarebbe il proprio sito da inserire come per esempio il link del forum server. Poi gamemode0grandlark1 è la propria gamemode di gioco. Se non sapete usare Parno, vi consiglio di farvi aiutare da qualcuno che lo sa usare, oppure andate a leggervi delle guide. Questa dovrebbe essere la parte più complicata di come creare un server. Se non avete capito qualcosa commentate. Bene, appena finito di fare tutto ci salviamo e chiudiamo. Ora avviene la parte più importante di come aprire un server. La parte in cui tutti hanno sbagliato come dei coglioni. Per poter aprire un server e renderlo pubblico innanzitutto bisogna essere amministratore del proprio PC e poi quando bisogna aprirlo eseguirlo sempre come amministratore, se no, il server non lo vedrà mai nessuno. Poi per la prima volta che verrà aperto, facciamo consenti per il firewall. Bene, ora avete un vostro server. Sarà aperto solamente quando aprite il file sampserver.exe, finché non lo sterete, ma sarà a pagamento. Voi decidete il futuro del vostro server XD. A proposito, per chi vuole dare l'IP ai players, deve andare su www.ilmioip.it e copiare l'IP che vi dirà. Vorrei avvertire coloro che hanno un IP dinamico perché l'IP cambierà continuamente. E vi consiglio di portarlo a statico così non cambia mai e non avrete mai problemi. Bene, ora questo tutorial si è concluso, se vi è piaciuto questo tutorial loquendistico che funziona, mettete mi piace. Ciao ragazzi!